Olympic history of a very different sort was made today when Japan and the International Olympic Committee decided to postpone this summer's games to 2021. John Yang looks at what drove that decision and the ramifications. Judy, today's decision affects thousands of athletes around the world and creates huge logistical headaches for organizers. Christine Brennan of USA Today has covered every Olympics game, both summer and winter. Benissimo, ok. Fatti giuste spalle. Oh. Benissimo. Oscilla sinistra e destra. Come fosse un pendolo, eh? Allarga, allarga, via. 6, 7, 8, 9. Benissimo. Prefissarci un obiettivo è ciò che ci porta ad avere pazienza e aspettare la gara. Ci sono dei periodi in cui non gareggiamo per niente, ma sono i periodi fondamentali per poi riuscire ad arrivare a gareggiare. Se vogliamo arrivarci in forma, allora il periodo di carico che avviene prima della gara importante, dobbiamo semplicemente affrontarlo. Una cosa che a me ha sempre colpito e affascinato è che se tu chiedi a qualsiasi grande sportivo di qualsiasi sport, magari anche sport in cui l'Olimpiade non rappresenta la gara più importante, come magari nel basket o nel tennis o nel calcio anche, però tutti ti risponderanno che l'evento più bello al quale hanno partecipato seguenti le Olimpiadi è il villaggio olimpico. Se sei lì a partecipare a un'Olimpiade significa che stai vivendo un percorso e devi vivere un percorso dando tutto quello che si ha e tutte le proprie possibilità. Today I had a telephone conversation with the Prime Minister Abe. There we agreed in the analysis of the development of the virus in the last couple of days, where we see an outbreak in Africa, in South America, in Oceania, and in many parts of the world. We agreed to postpone Tokyo 2020 to 21. We want, you know, this Olympic flame to be a light at the end of the tunnel. L'essenza della ginnastica ritmica è che il nostro sport non è solamente uno sport, ma è una forma d'arte. La ginnastica racchiude in sé tante cose: atleticità, fisicità, sacrificio, ma anche tanta emozione, perché chi ci guarda ricorda poi quello che
gli abbiamo trasmesso. Per creare un esercizio ci vuole tempo, ci vuole impegno. Solitamente noi dopo il mondiale, diciamo, abbiamo un po' di vacanza e tornate dalle vacanze appunto montiamo i nuovi esercizi. Dedichiamo 8 ore al giorno per 6 giorni su 7, 11 mesi l'anno alla ginnastica ritmica. Quindi è diventata proprio tutta la nostra vita. Noi dedichiamo tutte noi stesse per seguire questa passione che ci porta ad arrivare fino a qui, proprio perché la passione legata al lavoro è un mix perfetto per arrivare in alto. E questa cosa? Cos'è che c'era? No, c'era il lancio della Martina che era un po' alto, quindi deve ricordare lì. Ale, nel pezzo nuovo, ora diciamo, per lanciare, che quello... ha fatto completamente gambe diverse da quello prima che ha provato. Sì, un po' più basso. Okay. Mi rifilmo. Sono un attimo che ho parlato di cibo. Io se non ho caldo non rompo. Anche noi. È un po' tutta l'atletica che cerca di ritornare alla normalità data dal suo arpiere più scintillante. Questo è il primo banco di prova e sarà gara vera perché ai suoi fianchi il Filippo Torto avrà tutti gli avversari in tutte le corsie. Alla base della competizione contro gli altri c'è comunque la competizione contro se stessi, perché se tu non riesci a dare il tuo massimo o comunque a riuscire a fare le cose che vuoi e che devi fare per battere gli altri, sicuramente non potrai batterli. Poi vai a vedere quello che fanno gli altri, ma prima devi vedere quello che fai tu. Quando arriva la gara hai talmente tanta voglia di non deluderti che veramente dai tutto quello che hai. Quando ero piccola mi allenavo prima di andare a scuola e poi andavo a scuola, poi ritornavo in piscina. A volte ho pensato di poter perdere qualcosa, soprattutto di ciò che fanno i ragazzi della mia età, però allo stesso tempo tutti i sacrifici, tutta la fatica viene sempre ripagata, perché poi quello che io provo quando vinco è un qualcosa che la mia età non riesce a darmi. Il divertimento, la spensieratezza non mi appagheranno mai quanto una vittoria. Quindi è un po' quello che poi penso sempre quando mi sveglio la mattina. Siamo bene in fondo, 9-0, 9-8, 38, 32-2. Se non lavoro da 3.000 metri, a 1.500 sono morto. E c'era chi addirittura lo faceva a intermittenza. Quindi è fondamentale interpretare la serie nel miglior modo possibile, sull'assetto e poi successivamente sulle progressioni. Essere un atleta seguito sia sui social che insomma appunto dal punto di vista mediatico in generale mi piace. E mi piace trasmettere alle persone, soprattutto ai ragazzi che si stanno avvicinando allo sport. Perché poi lo sport a me ha dato tanti valori, mi ha fatto crescere su tanti punti di vista, quindi riuscire a trasmettere ciò che lo sport mi ha dato
mi piace molto. Però non è un'ansia, anzi è una cosa che mi carica. Ero alle medie, mi piaceva il gesto della pedalata e andare in bicicletta mi rilassava e riusciva a tirare fuori il nervosismo che avevo dentro. Prima di entrare nel velodromo, prima della competizione, classico segno della croce, bacio alla pista e... è cominciato così, un po' come per ringraziarla, che mi fa non godere, però che cominci veramente a fare quello che ami. Ecco. Credo che l'Olimpiade sia l'evento che ti capita poche volte nella vita, nel senso, per noi, per essere competitivi, ti serve anche una certa maturità atletica e sai che gli anni a disposizione non sono molti, quindi quando pensi all'Olimpiade pensi a un treno che passa e devi essere capace a saltare su in fretta. No, io stamattina mi sono alzata, ho detto meglio. Domenica non mi alzavo dal letto, stamattina meglio e poi mi sei venuto in mente. Che dire, no, sei detta bruttissima, sei proprio brutta, Ale, sei detta brutta. Stiamo attenti a rimanere sulla stessa linea, non dobbiamo portare indietro il bacino, bene, recuperate. Bene, brave, dai. Uno e due, cambio e uno e due. Devi riuscire a fare un vuoto nella testa e non pensare a nulla. Sul blocco aspetto il pronti e chiudo gli occhi. Poi c'è la partenza, il drive, che sono i primi 30-35 metri in cui diciamo che sei proiettato con le spalle in avanti, inclinato il più possibile e con la testa bassa, diciamo. Da lì c'è il raccordo che arriva fino ai 60 metri, che è dove si raggiunge la velocità massima. E poi la cosa più importante è rendersi conto che dai 60 metri in poi la velocità non può aumentare, ma va solo mantenuta. E se tu provi o cerchi di aumentarla, ti irrigidisci e rallenti. È fisiologico, ci saranno dei giorni in cui le gambe non vanno avanti. E se ti fai scoraggiare, il problema è che questo giorno ha una conseguenza. E invece se lo accetti, lo capisci e vai avanti, quando chiudi gli occhi la sera
la giornata no, finisce. Facendo distanze lunghe ho delle sensazioni in acqua che magari chi fa più distanze più corte non ha. Mi piace stare in acqua, mi piace il fatto dell'assenza di gravità in acqua, quindi cercare sempre una certa stabilità, una certa fluidità nei movimenti. Questo sì, mi piace, soprattutto poi quando sono in forma, quindi mi sento bene, nuoto bene, mi alleno bene, gareggio bene. Io nuoto molto di leggerezza e di ritmo, e appunto questa leggerezza è sempre stato il mio punto di forza. Quello che io cerco è il ritmo che deve essere sempre uguale dall'inizio alla fine della gara e dall'inizio alla fine dell'allenamento. Poi faremo due da 100, progressione 1-2, stessa cosa, una all'85 e una al 95. Poi di nuovo 300 braccia e poi faremo 4 da 50 invece a 1 minuto e 30, tutti con partenza, massima velocità. Mi capita spesso di essere sovrastata dalla fatica, anche perché io faccio degli allenamenti che sono dettati dalla fatica prolungata, dalla fatica dove devi sopportare più che spingere in una botta sola. Devi sopportare per tanti metri, per tante vasche. Io ho sempre avuto un rapporto forte con il mio allenatore e cerca di provocarmi, di tirarmi fuori tutta la rabbia possibile che poi devo sfogare ovviamente in acqua. Però è una persona fondamentale ed è una persona di cui ci si deve fidare. Un bel respiro al massimo, su, dolcemente fuori, tutta, bravissimo, un bel respirone al massimo, su, tranquilla adesso, tranquilla. Tutto a sinistra. Questo misura attenzione, concentrazione e tempi di reazione, quindi dobbiamo essere attenti però veloci. Riusciamo a conoscere, a capire il nostro corpo, a imparare ad usarlo, però dobbiamo fare anche i conti con la nostra età, perché iniziamo magari all'età di 8 anni e il nostro percorso poi può arrivare ai 24-25. Bisogna fare i conti con l'adolescenza, quindi con il cambiamento del corpo, con il cambiamento delle nostre forme. Non è solamente un percorso, secondo me, sportivo, ma anche un percorso umano per diventare da ragazze a donne.
le prime uscite, i primi vestitini li metti qui in nazionale e questo è carino perché cresciamo insieme qua. Era il 2014 ed ero in Cina a Nanjing e sto facendo la semifinale delle Olimpiadi giovanili nei 200 metri e sono caduto sul traguardo per precedere un avversario dello Zambia e alla fine ce l'ho anche fatta e mi ero qualificato per la finale. Poi sono caduto dopo l'arrivo, atterro mettendo le mani davanti e mi rompo radio ulna, due fratture scomposte a destra e radio ulna, due fratture scomposte a sinistra, quindi alla fine mi è valso anche poi due operazioni in Italia perché sono dovuto tornare per farmi operare e mi è rimasta questo bel ricordo. And it's a precaution. E ogni centesimo, ogni centimetro in atletica fa la differenza, quindi seppur buttarmi e guadagnare quei 10 centimetri che mi hanno permesso di battere il mio avversario, mi sono costati 4 fratture, non esiterei due volte a rifarlo perché mi alleno per questo, è il bello del mio sport. E anche se può avere dei lati negativi, è quello che mi piace. Ormai siamo arrivati in pista, su strada, tante gare a spingere rapporti che quando correva magari la generazione di coppi non sarebbero mai stati presi in considerazione. La posizione che uso adesso
è stata studiata in 2 anni e mezzo circa, tra gallerie del vento, simulatori, cercare di cambiare la posizione. Ci sono veramente tanti studi per andare a vedere quell'1%, 1%, 1% che quando ne sommi 3 o 4 comincia a essere già un 4% di differenza. Sono quei margini che ti danno il miglioramento che ti porta poi a vincere. Mangiare? C'è qualcosa a te? Sì, c'è le barrette qua dietro. Niente, niente. Siamo in pedana, noi ci definiscono le giadre appunto come delle farfalle, quasi che sembra che voliamo sulla pedana. In realtà noi ci definiamo più guerriere, perché oltre ad essere sempre, come può sembrare da fuori, perfette, tra virgolette, abbiamo un'anima da guerriere, un'anima che lotta ogni giorno, quindi questa parola in tante situazioni ci ha aiutato e ci rappresenta completamente. Forse mai come quest'anno, con l'anno della pandemia, ripetere i nostri esercizi tutti i giorni senza vedere un obiettivo che fosse certo. Forse è questo un po' che ci ha contraddistinto. Quella forza d'animo che va oltre allo sforzo fisico, che va oltre al carattere, che secondo me si può riassumere solo con una parola, che è squadra. Bravo, però bisogna poi fare il salto settimana prossima e ci sarà il pancè. Basta. Ragazzi, lo sapete che adesso abbiamo ancora un piccolo lavoretto da fare? Quindi dai, andate a togliere i body. Abbiamo fatto prima palestra e poi lavoro forte con il costumone da gara. Perché abbiamo voluto fare un lavoro un po' più di qualità, visto che poi tra poco ci sono gli europei e io dovrei avere il 17 e il 18 l'800 qualifica e finale, 20 e 21 il 1500 qualifica e finale, 23 il 400 in una giornata sia qualifica che finale, diciamo l'ordine perfetto secondo me, perché il 1500 è bello tosto, quindi è meglio come seconda gara, il 400 che è quella un po' che sento meno mia all'ultimo, che diciamo sempre dove ti sfoghi, esatto, dove mi sfogo. E come va, esatto, come va va. Ok, allora adesso me le segno così ci seguiamo. Brava. Bacio, ciao Erika. Ciao Simo, ciao. Quando sono in gara sono in una bolla, completamente, sento solo me stessa, sento il respiro, l'acqua e nient'altro, non sento neanche il movimento delle altre che mi stanno accanto, che nuotano accanto a me. E questo è anche ciò che mi aiuta a concentrarmi molto. E poi il momento più bello è quando arrivi alla fine, che tocchi il muro e vedi il tabellone dove c'è il tuo tempo, dove c'è la tua posizione, il tifo intorno a te, perché poi durante la gara non si sente niente, soprattutto poi io che nuoto a stile, che ho la testa sempre sotto l'acqua. Quando invece passi praticamente dal sentire solamente te stessa e il tuo respiro e la tua fatica, al sentire tutto il pubblico intorno a te. Questa è una delle sensazioni più belle. Ci sono 10-15 secondi che non si ripetono mai, per nessun'altra ragione al mondo, solo per questo.
La vita d'atleta innanzitutto penso sia quello per cui sono nato, ma non perché abbia delle qualità che mi hanno permesso di farlo, ma proprio perché è un desiderio che ho da quando sono bambino, perché ho sempre vissuto un po' per tutti gli sport e devo dire che io da bambino, da ragazzo, mi sentivo veramente felice, tuttora mi sento davvero felice quando pratico uno sport. Sono talmente tanto concentrato sul lavoro quotidiano che non riesco a pensare al domani. Naturalmente il lavoro che faccio è tutto orientato verso quei giorni, verso Tokyo. Però l'attesa non la sento, la sentirò il giorno della gara, quindi realizzerò il fatto di essere a Tokyo a fare le Olimpiadi il giorno in cui prenderò il pullman dal villaggio olimpico per arrivare allo stadio. Filippo Tortù, chi lo porta? En 10-16. Il secondo gruppo di squadre. Esercizio d'insieme. La squadra dell'Italia. The team of Italy. Sai che devi rimanere tanti giorni lontano dalla famiglia, dai parenti, dalla fidanzata. Diciamo che l'anno scorso nel lockdown sono riuscito a rivivere la famiglia tanto. Poi quando è finito siamo tornati alla normalità dell'atleta. Magari alzarsi la mattina, mettersi sui rulli a digiuno, fare i rulli per un'ora, lavarsi, fare colazione. Uscire magari per 5 ore, tornare, massaggi, recuperare e il giorno dopo farlo uguale.